fare la carbonara servono pochi ingredienti: sale, non è brodo granulare, un po' di pepe, pecorino, delle uova e del guanciale. La pancetta. Ora facciamo soffriggere la pancetta. Facciamo sciogliere il grasso, in modo che sarà questo che renderà un po' più gustosa e liscia la nostra pasta. Sto soffriggendo, è dentro il coperchio, in modo che rimane tutto più al caldo. Vedete? È già uscito l'olio. Sarà proprio quest'olio, il grasso sciolto, che andrà a dare il buon gusto alla pasta. Qua è già praticamente pronto. Possiamo già anche spegnere, ce n'è abbastanza. Poi andiamo a selezionare le uova, ci serviranno solo il rosso, prenderemo 3 uova. Qui andremo a mettere i rossi, qui il bianco. Eccoli qua i nostri 4 rossi e i nostri 4 albumi. Ora nel rosso d'uovo andiamo a miscelare 2 cucchiai di formaggio di pecorino. Uno. 2. Mettiamo un po' di pepe, cubi, e mescoliamo il tutto. Questo sarà il sugo. Questa è l'inquadratura dall'altro. Da questa bollendo buttiamo la pasta. Questi sono 250 grammi. Abbiamo scolato la pasta che andremo a mettere qua dentro insieme al guanciale e al pepe. Tutto a fuoco spinto, perché sennò alla fine l'aggiunta dell'uovo dopo si cuocerebbe, attaccherebbe tutto. Mescoliamo il tutto. Mettiamo dentro l'uovo, ok? Così per farvi vedere mi servono 2 mani, con l'altra sta leggendo la telecamera, è un po' difficile. Ora mescoliamo il tutto. Eccola qui la nostra carbonara finita. Se volete potete mettere ancora un pochettino di pecorino o pepe. Io metterò un altro po' di pepe. Ecco il pepe che ho aggiunto.